Amici di Formula Italian Team, si sono da poco conclusi i quattro campionati organizzati dalla nostra piattaforma ed è venuto il momento di intervistare colui che è stato designato a furor di popolo personaggio dell'anno, J Sport VR46. Preliminarmente vi segnalo che proprio per celebrare un'edizione della Master League che è stata veramente avvincente fino dalla prima all'ultima gara, si può dire come non lo era da molti anni. Abbiamo deciso di pubblicare una edizione speciale, straordinaria del Fit Magazine. Per chi non lo avesse conosciuto, era il nostro settimanale che veniva pubblicato ogni domenica mattina negli anni 2018 e 2019. L'intervista che stiamo conducendo in realtà sarà inserita, sarà trascritta in questa edizione speciale del Fit Magazine, ma ugualmente abbiamo voluto registrarla anche in video per chi volesse vederla in video. Salutiamo il nostro regista di stasera, Luca Flaminio, Buonasera, faccio la voce fuori campo come il comitato dei fatti vostri. Esatto, come il dottore dei pacchi. Ecco. Prima di cominciare, però, volevo fare un plauso e rivolgere un pensiero anche a colui che per il secondo anno consecutivo è arrivato secondo, e cioè Luigi Di Legge, che anche quest'anno è stato il rivale più ravvicinato e che ha portato questa rivalità fino alla fine di J Sport, e anche quest'anno ha preso la medaglia d'argento. La classifica fredda ma giusta ha sentenziato la vittoria di J Sport, però diciamo che Luigi, dal punto di vista del personaggio dell'anno, diciamo che meriterebbe anche un ex aequo. Bravo Luigi. Andiamo a J Sport VR46, fresco vincitore della Master League per il secondo anno consecutivo. A mio avviso, i 2 anni hanno due sapori diversi e due significati diversi. L'anno scorso possiamo pensare al tuo titolo come a un'incognita in partenza, non si sapeva esattamente come si sarebbe sviluppata la stagione, che poi successivamente si è andata evolvendo in una bella avventura conclusa felicemente sempre ad Abu Dhabi. Quest'anno direi che è stato diverso, che questo titolo può definirsi come il titolo della consapevolezza, quello della definitiva consacrazione, che hai raggiunto sbaragliando una concorrenza numerosa, perché all'inizio c'erano almeno 6-7 piloti che potevano ambire al titolo, particolarmente qualificata con una serie di prestazioni spesso inarrivabili. Quello che è rimasto impresso nella mente di chi ha seguito la Master League è stata soprattutto la seconda parte della stagione. Dall'Ungheria in poi hai conseguito una media eccezionale, 17,5 punti per gara. E poi la ciliegina sulla torta, le ultime 2 gare. Nelle ultime 2 gare, dopo aver percorso un campionato fatto di distacchi al centesimo di secondo, abbiamo assistito a una dimostrazione di forza, di prepotenza agonistica decisamente rara. Sono le 2 gare in cui è stato massimo il distacco fra il primo e il secondo al traguardo. In Brasile, circuito che credo ti sia particolarmente congeniale, sul bagnato hai fatto l'aliscafo come al solito. Ad Abu Dhabi avresti potuto sederti comodamente sulla sedia e fare il ragioniere, e invece hai fatto il cannibale, hai fatto perdere agli inseguitori la visuale del retrotreno della tua Alpine. E andiamo a te. Chi è J Sport VR46? Intanto un saluto a tutti. J Sport è solamente un ragazzo appassionato di corse. Appassionato di corse, appassionato di motorsport e appassionato di sim racing. È un ragazzo che, diciamo,
piace tanto quello che fa, piace giocare comunque ai videogiochi, una passione da piccolo, e nella vita invece serve come cassiere per i clienti all'ingrosso di alimentari, quindi diciamo che è tutto così, tutto abbastanza, diciamo, naturale e normale, no? Un ragazzo semplice, ma che comunque cerca di esprimere il massimo quando poi dopo si tratta di sim racing. Infatti, cominciamo da lì. Quando nasce la passione per la Formula 1 e per la simulazione? Formula 1, allora, fai conto che già da quando avevo un anno ho una foto che ritrae io abbracciato a mio padre che guardiamo le prove libere del Gran Premio d'Austria del 99. E c'è raffigurato io che osservo la McLaren di Häkkinen che fa curva 4 dell'Austria. Quindi diciamo che probabilmente è nato tutto da lì, infatti mio padre seguiva le corse, era un periodo d'oro comunque perché Ferrari rigiocava per il mondiale, quindi diciamo che l'attenzione era alta e da lì è nato tutto, seguivo le gare e è diventato naturale sin da piccolo. E poi da lì con l'avvento della PlayStation, il primo gioco in assoluto è stato Formula 1 2003 all'età di 5 anni. Ho cominciato a giocare a Formula 1 e mano a mano poi dopo si è evoluti i giochi, si è evoluta la possibilità di poter giocare e competere online e diciamo che online corro dal 2011, poi per il fit sono arrivato più tardi, ma la mia carriera agonistica tra virgolette nel mondo del sim racing è iniziata ormai 13 anni fa, avevo 12 anni, quindi diciamo che è un bel lungo periodo ormai. E hai citato diciamo il tuo ingresso nel FIT, quando e come sei arrivato? Allora è stata bella e particolare perché io conoscevo tanti ragazzi che avevo già confrontato, diciamo corso in altri campionati, però quando si parlava del FIT avevo timore perché comunque lì era molto serio, sì, erano forti e soprattutto non ero pronto. Quindi una volta comunque gareggiando il buon Emanuele Felicella e Mazzo mi ha talmente diciamo ossessionato sull'idea dai entra che a quel punto ho detto sai cos'è, da 5 anni che corro dappertutto, proviamoci. Ed era il 2016 e ho capito che probabilmente la gavetta che avevo fatto negli altri campionati in realtà mi aveva fatto sì che forse ci potevo stare. E poi da lì è stato un'escalation. Da lì sono partito a fare solo le 100 perché ero mai abituato a fare le 100 e volevo imparare dai più forti. E quindi la voglia di imparare a diventare qualcuno ancora più veloce di quanto pensavo già di esserlo mi ha spinto ad arrivare dove sono arrivato adesso. Allora facciamo un gioco, io ti do una mano, ti ricordo cosa è successo nei vari anni e tu okay. Mi dici cosa ricordi del gioco, delle modalità della fisica del gioco e della stagione. Cominciamo okay. Con il 2016. Nel 2016 tu hai fatto la Pro in Ferrari. Il tuo compagno era Sherry 96 e ti sei classificato quarto nella classifica piloti con 190 punti e avete però vinto il titolo costruttori. Il campione di quell'anno è stato Birillo Dog. Che ricordi hai? Incredibile. Ti dico solo questo. Faccio le prime due gare Open, perché all'epoca c'era le gare Open. Sì. Faccio tutte e due, le vinco tutte e due e ho la possibilità di sostituire Alan King in Ferrari. Perfetto, prima gara Canada, me lo ricordo come niente. Credo che ho fatto 5 pit stop perché c'era la condizione pioggia sole. E quella è stata la mia prima gara e ho detto va bene, ma ho subito pensato di andare bene, infatti quella stagione là la ricordo molto positivamente perché andavo bene
sentivo bene la macchina, ero forte, tant'è che ho fatto 7 gare in meno, sono arrivato quarto nel campionato. Infatti. Ero l'outsider dei tre, Lelo, Pittaccio e Birillo, che si giocavano il titolo, e io ero il quarto perché ero sempre lì in mezzo. 3 vittorie, gare bellissime, e soprattutto una cosa che ci tengo a sottolineare: quando noi arrivavamo a sostituire qualcuno in Master, perché mi ricordo che ho fatto qualche gara in Master, e anche gli altri ragazzi, eravamo veloci, non quanto quelli della Master, ma eravamo a centrogruppo. Sintomo che comunque il livello di quella Pro era molto molto alto, ma anche il livello della Sport. Io quel campionato del 2016, per voi la fisica delle gomme, delle macchine, e tutto, lo ricordo bene perché era veramente un gran gioco. E diciamo è stata la presa in contatto reale con piloti che già vedevo che erano un bel livello. Andiamo al 2017. 2017 comincia la tua storia in Master con la Sauber. Il tuo compagno è Alberto 22246. Fai sesto nel Mondiale Piloti, terzo in quello costruttori. Nel Mondiale Piloti fai 122 punti. È l'anno in cui si laurea campione Nico Fiore. Bella annata. Allora, parto unendomi al 2016, che avevo fatto qualche gara. Avevo avuto qualche assaggio e sapevo che era tosta. Però ero fiducioso della Pro del 2016, quindi arrivo carico, no? Il 2017. Prima gara, qualifica, carico, perché penso di far bene, 17esimo. A 7 decimi dal primo. Mazzata. E lì ho capito cosa significava essere il livello della Master. L'ho capito bene perché alla seconda gara faccio il mio primo podio in Master. Terzo in Cina. Quindi per farti capire com'era up and down. È stato tutto così quell'annata lì. Ho avuto un grandissimo compagno di squadra. Alberto, che qualche volta mi ci sento. Velocissimo. Ha fatto addirittura gli sports. Quel campionato erano in 4 in 5 a fare gli sports. Cioè, avevamo 5 ragazzi che facevano gli sports poi dopo a fine anno. Un campionato che mi ha dato la mia prima gioia. Un campionato dove ho imparato tantissimo. E ovviamente mi ha dato la prima gioia in Brasile, sotto l'acqua. Che penso che sarà una cosa che poi dopo chiuderà un bel cerchio. E che praticamente ha chiuso un cerchio, perché Brasile 2016 ebbi una discussione con Magic. E la casualità volle che l'anno successivo io vinsi quella gara lì davanti a Magic. E praticamente ci parlammo esattamente dopo un anno, perché lui dal 2016 non mi rivolse più la parola, me la rivolse proprio quando vinsi quella prima gara lì. E quindi 2017 lo ricordo come un anno bello, e soprattutto mi ricorda questa cosa qua, non solo la prima vittoria, ma il fatto che avevo cominciato a capire che potevo essere tra comunque un ragazzo che ci sapeva fare, insomma. Passiamo al 2018. 2018 sei sulla Williams, il tuo compagno è Crow numero 1. Fai il peggior risultato come classifica finale, perché finisci ottavo con 82 punti e sesto nel costruttori. Quell'anno vince il titolo X-Fab 13X. X-Fab, che reputo secondo me il pilota più forte che abbia mai visto gareggiare. E sì, quell'anno è stato il più difficile, e diciamo che è stato quello più difficile a livello mentale per me. Perché onestamente, come avevo chiuso il 2017, mi aspettavo molto di più dal 2018. E invece ho visto che non mi entrava niente. Però ti devo dire che è stato l'anno in cui, diciamo, ho messo il timbro sul lavorare per diventare più veloce. Perché c'è stata la flessione dicendo: ho vinto la gara della Master del 2017 e sono arrivato. In realtà non ero arrivato per niente. Il 2018 me l'ha fatto capire molto bene. Qualche gara l'ho fatta buona, perché mi ricordo per esempio Francia, ho fatto la miglior gara, che addirittura ero veloce quanto Fab, e avevo fatto una gara strepitosa, ma tutta la stagione ero molto in difficoltà, anche tanti ritiri.
però diciamo che è stato il punto di svolta della mia carriera a livello agonistico sul fit. Diciamo che da lì ho cambiato completamente anche approccio. Sì, probabilmente sei arrivato al punto più basso della tua evoluzione e da lì è stata una risalita. 2019, sei in AS con Real Fedele, sesto nel piloti con 176 punti, quarto nel costruttori, vince il titolo Luca D'Amico. Naturalmente non dico più il campionato perché dal 2017 in avanti è sempre la Master, ovviamente. Che ti ricordi del campionato 2019? È che è stato il punto di svolta della mia, dell'arco dove sono arrivato fino adesso, perché con Fedele è stato, e con diciamo il gruppo, perché con Fedele comprendeva comunque anche Matthew, comprendeva Luca D'Amico, ho cominciato a imparare il metodo di come fare i setup, di dove toccare sulla macchina, di come girare, di come approcciare un weekend di gara, quindi anche strategie, gomme, cosa devi provare, cosa non devi provare, dove devi arrivare al limite. E diciamo che questo metodo l'ho preso da lì e l'ho portato fino a dove sono arrivato adesso. E ricordo con piacere Austin, perché ho fatto la mia miglior gara sul bagnato, ma proprio una gara clamorosa. Ma ricordo con piacere proprio tutta l'annata, la crescita che ho fatto. E non è stato, diciamo, un campionato da momenti esaltanti, ma è stato il campionato da che mi ha fatto fare lo step, il salto di qualità. Inizio di un cammino. Sì. E siamo al 2020, sei sulla McLaren, il tuo compagno è Matthew, finisce ottavo nel piloti con 134 punti, secondo nel costruttori, vince un altro mostro sacro del fit, Smokeman. Quali sono i tuoi ricordi del 2020? Allora, è il proseguo del mio salto di qualità, è tra virgolette il risultato finale più bugiardo rispetto alla mia velocità, però è quello che a conti fatti mi ha fatto capire che ero arrivato a un livello veramente alto, perché sono arrivato ottavo nel piloti, ma molte di quelle gare sono state viziate da errori stupidi. Ero molto veloce soprattutto nel passo gara, ma commentevo magari un giorno non postavo una qualifica, un giorno prendevo un taglio di troppo, qualche contatto di troppo, però era tutto sintomo del fatto di aver trovato finalmente la fiducia, la velocità. E c'è anche rammarico, perché potevamo vincere quel costruttori, rammarico più grande Ungheria, che eravamo secondi e terzi a metà gara e la safety car ci ha distrutto completamente la strategia, e a conti fatti poi dopo abbiamo fatto praticamente secondo e terzo in Brasile e doppietta da Abu Dhabi e siamo arrivati a un tiro di schioppo dalla Force India per vincere i costruttori. E però le ultime tre gare del 2020 avevo fatto tre podi di fila, quei tre podi di fila mi hanno fatto capire che per l'annata successiva poteva essere qualcosa di veramente importante per me. E infatti dall'anno dopo comincia la ascesa ai livelli più alti delle classifiche. L'anno dopo, il 2021, sei in Ferrari con Luigi Di Legge, finisci secondo nella classifica piloti con 297 punti e secondo nel costruttori, vince il titolo Matthew. Vince Matthew con merito, pilota più veloce, uno dei piloti più veloci che abbiamo mai visto, soprattutto molto metodico, che non sbagliava mai. 2021 è l'anno in cui mi sono sentito per la prima volta uno di quelli top 5 della classifica, quindi sentivo di poter essere, di poter stare tra i top 5. E ti dico che la gara più bella, cioè sono due gare belle che mi sono piaciute: l'inizio inaugurale, diciamo la mia fase embrionale delle strategie
vadde, diciamo, quelle che poi avresti sviluppato. Sì, però diciamo questa è la fase embrionale, fatta anche un po' a caso, devo ammetterlo, però che ha funzionato. E non mi scorderò mai Olanda, che credo che io e Luigi siamo stati gli unici due piloti nella storia del FIT, e credo che difficilmente potremo, qualcuno ci può guaiare ma non ci potrà battere, fare una gara intera sulla stessa gomma senza mai andare in box ed essere comunque regolari al traguardo, perché era quello intermedio. Sì, quindi queste due. E però è anche un anno che non amo particolarmente, perché comunque ci sono state tante polemiche, troppe polemiche, e mi ricordo che abbiamo chiuso tra le polemiche. Sì. Ero contento, ma non del tutto, ma mi aveva lasciato con un po' di amaro in bocca e comunque tanti dubbi sul futuro, perché comunque non era stata una bella annata sotto tanti punti di vista. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Allora, ci restano gli ultimi due anni e li tratterei insieme facendo un paragone fra i due anni. Il 2022 sei in Ferrari con Zeta Pro Mauro e vinci il titolo con 304 punti, così come il titolo costruttori. E il 2023, che si è concluso pochi giorni fa, in Alpine sempre con lo stesso compagno, primo nel piloti con 263 punti, che è indice del fatto che la concorrenza quest'ultimo anno è stata molto molto più numerosa, e primo anche nel costruttori. Allora, fai un paragone fra questi ultimi due anni e anche sulla fisica del gioco di questi due anni, che ha subito indubbiamente diverse evoluzioni. Allora, sono due annate completamente diverse. Il 2022 è un'annata nella quale partevamo tutti con le incertezze, perché era il 2021 e aveva lasciato incognite. Però era l'anno in cui io mi immaginavo, se è l'anno in cui posso puntare al titolo è quello. E quindi comunque c'era pressione e sapevo che come mio avversario avevo un avversario veramente tosto, che era Luigi, che era è un altro veterano che aveva la stessa velocità e che stava tornando su. Quindi è stato e sapevo che la maggior parte giocavamo io contro di lui, quindi è stata una battaglia molto psicologica tra di noi, perché in gara eravamo uguali, ma proprio perché eravamo uguali finivamo sempre uno davanti all'altro e quindi ogni stoccata era importante. E era cambiata la fisica del gioco, quindi, e non mi sentivo forte, perché se nel 2021 mi sentivo forte soprattutto in trazione, mi era completamente mancata nel 2022 e soprattutto nel bagnato, dove io andavo forte. Luigi mi vince in Ungheria e fatico tanto. E mi ricordo che siamo arrivati all'ultima gara, che eravamo punto a punto, dove Brasile mi aveva aggiustato il tiro permettendomi di stare davanti, e credo che Brasile la porterò sempre nel cuore, perché comunque è una tappa molto fondamentale per me ultimamente. Però l'ultima gara l'ho vissuta con nervosismo e ho azzardato un setup completamente non ideale per la pista, con l'unico obiettivo di stare davanti. E vincere il campionato in quella maniera mi ha liberato, perché sono arrivato lì dicendo ok, l'obiettivo l'ho preso, e per la stagione corrente, quindi nel 2023, partivo con meno pressione su me stesso. Pressione che però mi è arrivata quando ho visto il parterre e quando ho visto il gioco, perché il gioco aveva ridato trazione posteriore. Questo significava che tutti potevano essere veloci. Il gioco aveva dato la possibilità a tutti di poter stare in scia, il DRS era potentissimo. Sì. E quindi cominciavo a capire che si cominciava a giocare sui nervi, sulla testa. E onestamente erano arrivati molti più piloti veloci. Non eravamo solo io e Luigi. Che devo spezzare una lancia.
avevamo dato lustro a quel campionato lì, avevamo riportato la Master a giocare all'ultima gara, avevamo portato interesse, e sono fiero di quel campionato lì, di quel duello lì con Luigi, perché da quello è nato questo campionato. Perché questo campionato era fatto che, siccome io e Luigi avevamo portato interesse e abbiamo invogliato gli altri a partecipare a questo campionato, avevamo aumentato la concorrenza. E la concorrenza quest'anno è stata alta, veramente alta. Però questo campionato si è corso in maniera diversa. Ha aumentato l'attrazione, ha aumentato il fatto che si poteva stare in scia. La differenza non la facevi più con la velocità pura. La dovevi fare in un altro modo. E questa mi ha permesso di smarcarmi rispetto alle idee convenzionali. Mi ha fatto pensare in un'altra maniera, mi ha fatto pensare alla maniera in cui si pensava una volta, nel lavorare nelle strategie, nel lavorare nel fatto di poter fare qualcosa di diverso, nel sbaragliare le carte. E questo è stata la chiave, secondo me. Non ero il più veloce. Hai capito che si poteva andare oltre i canoni. Sì. Si poteva fare qualcosa di diverso. Che le gare non erano queste. Le gare si potevano farle in un altro modo. E ci ho provato. E quindi entra... Talvolta mi è andata bene. Qualche volta, fortunatamente è stata pochissime volte, mi è andata male. Ma penso di aver dimostrato che si poteva vincere in un altro modo, e fortunatamente è andata così, insomma. Sì, tra i campionati che ricordo io, probabilmente questo è stato quello in cui la componente mentale ha avuto il peso più elevato. Sì, perché si andava uguali. Quando in qualifica tu hai le differenze di 12 piloti in mezzo secondo, capisci già che in gara non potrai andare via. Non è i distacchi del 2018, del 2017, che tu prendi 5-6 decimi e hai 5-6 decimi di passo. Sì. Non era così. E allora l'unico modo che potevi fare era, come si fa nel ciclismo, sì, avanzare, però avanzare nei momenti giusti. E i momenti giusti li dovevi però azzeccare, e non sempre era facile fare questa cosa qua. E quindi a quel punto il fatto che io dovevo inventarmi qualcosa ha fatto sì che uscissero certe cose che magari altri non si aspettavano, ed è stata la mia forza, ed è stata la mia forza nella fase finale del campionato. Sì, che ti ha laureato campione con pieno merito, devo dire, sia dal punto di vista della prestazione pura, sia soprattutto dal punto di vista della lettura della corsa e della elaborazione e flessibilità nel regolarti sullo sviluppo della gara. Allora facciamo qualche domanda su tutto quello che è successo in questi anni. Una che vorrei chiederti è: quali sono i piloti che più hai ammirato e cosa vorresti rubare a questi piloti? Allora, se ti parlo del passato, quello che ho più ammirato sono stati tutti quei piloti che erano davanti a me, ovvero Nico Fiore, Magic, Prost, soprattutto in qualifica, Fab. In gara io reputo, secondo me, il pilota veramente più veloce che io abbia mai visto, almeno quel campionato. È vero che ha fatto un anno, ma quell'anno lì è stata una roba. Ho in mente ancora Baku con le Ultrasoft che fa 30 giri e noi costretti a rientrare prima. E poi voglio spezzare una lancia non solo a quelli del passato, ma anche quelli di quest'anno, perché la velocità che ha dimostrato Fabio, che ha dimostrato Drago Lievitato, SDM in qualifica, vorrei rubare quello, vorrei essere più incisivo magari nelle fasi di qualifica, perché so che lì è il mio punto debole e so che sono tanti ragazzi che invece vanno fortissimo. Quindi quello voglio estrapolare, migliorare, cercare di poter fare qualcosa in più, perché quest'anno comunque ho vinto il campionato ma ho fatto 0 punti. Quindi se devo essere ad alti livelli, non devo essere solo in gara, è vero che i punti si fanno in gara, ma devo essere di livello sin da subito, perché quest'anno sono stato bravo.
ma gli altri ci metteranno molto poco a essere bravi quanto me nella fase della gara. Quindi di quello vorrei rubare. Allora, qual è l'avversario più duro che ricordi, con il quale è stato più difficile combattere? Allora, più difficile da combattere, Matthew, perché era uno che non sbagliava mai. Era uno che in gara non sbagliava. Se io mi sentivo forte in gara e dico provo a batterlo lì, anche se lo battevo lui faceva secondo. E se e magari se io facevo una buona prestazione lui o era davanti a me o era subito dietro di me. Quindi se ti dico quello più difficile è stato lui. Se poi ti dico adesso, non posso dire un altro nome diverso da Luigi. Perché Luigi magari non era più veloce, magari neanche in gara era più veloce, ma era quello che nella lettura che di quello che facevo io o di quello che poteva fare lui era molto simile. E quindi se sugli altri magari potevo giocare l'effetto a sorpresa, sull'unica persona che non potevo era sicuramente lui. Quindi io dico questi due, ma senza escludere gli altri, perché poi se ti parlo di velocità, Nico Fiore, clamoroso, Magic, clamoroso, tutti clamorosi. Però se devo guardare personalmente per le mie battaglie, io ti dico Matthew e Luigi. Bene. C'è invece un avversario che ricordi poco volentieri? Al quale... No, ma tanti. Tanti, allora, quello che non mi è piaciuto, ma è una, diciamo, una questione mia perché derivava pure da altri campionati, no, era Itaven. Era colui che io non, proprio, più forte di me. Lo dico schiettamente, ma più forte di me. E diciamo che quando magari lo battevo mi dava molto gusto. Molto gusto perché c'era quel componente in più. Dei piloti invece che poi ho battagliato più in là, onestamente ho sempre guardato me stesso e quindi non ho mai avuto diciamo odio. Li battevo in pista, ero contento. Magari sì, c'è qualcuno che mi sta più simpatico o meno simpatico, però non così tanto fastidio, sempre ho apprezzato molto la correttezza di tutti, soprattutto anche quest'anno, soprattutto. Giusto questo volevo dirti, siccome tu tipicamente sei un simbolo di correttezza, insomma è difficile che riesci a trovare qualcuno con il quale proprio ti... è ovvio che se poi si accende una rivalità che è corretta, ma se si accende una rivalità e io lo batto e viceversa qualcuno batte me, dà un gusto molto molto superiore. Però ecco, mai arrivare a quel punto di dire proprio non lo posso vedere. Diciamo che Itaven ha vinto, diciamo, abbondantemente. Diciamo, derivava molto dalla mia gioventù. Oddio, sembra che adesso sono vecchissimo, in realtà ho 25 anni. Però derivava molto dal fatto che quando ero contro di lui io avevo 15-16 anni, 17 anni. E col tempo il buon Alesi o anche Luca o tutti i ragazzi che mi hanno visto proprio crescere hanno visto la differenza di come, diciamo che prima potevo essere tipo uno come, non lo so, Daniele Play ad esempio, no? Velocissimo ma magari rude, troppo sui contatti, troppo aggressivo, non leggeva bene la gara. Col tempo, fortunatamente, ho imparato dai miei errori. Allora, parliamo invece dei compagni di squadra. Chi è il compagno di squadra al quale sei più legato, sei rimasto più legato? Allora, in realtà ogni compagno di squadra mi ha dato qualcosa. Dal primo all'ultimo. Non posso però non dire che il mio compagno di squadra che sono più legato è Mauro, Z Pro Mauro. Abbiamo vinto due titoli insieme. Abbiamo lavorato alla grande, parte del mio successo è suo, perché non c'è una vittoria comunque
o una componente strategica o un assetto dove non c'è stato lo zampino di Mauro. Se abbiamo vinto due titoli assieme consecutivi costruttori, un motivo c'è. Se io ho vinto due titoli piloti, un motivo c'è. E quindi sicuramente sarà per sempre il compagno di squadra con cui ho legato di più. Degli altri ho preso tutto. Di Sherry ho preso come ci si stava all'interno del FIT e come ci si doveva approcciare con un nuovo gruppo, perché io non conoscevo tanti piloti. Con Alberto, sulla fame di voler vincere, perché comunque Alberto in quell'anno in cui io sono stato compagno di squadra su lui è andato agli sports perché lui voleva vincere gli sports e si impegnava a fondo per vincere gli sports. Con Crow la spensieratezza, perché l'ho conosciuto pure dal vivo, siamo andati a fare il kart insieme e vedere lui come era spensierato mi ha dato quel senso di leggerezza in un campionato difficilissimo come il 2018. Con Fedele e Matthew il metodo di lavoro, perché è quello che mi ha svoltato. Con Luigi una sana amicizia, perché il 2021 eravamo veloci, però ci conoscevamo, ci allenavamo sempre insieme. Quando siamo stati compagni di squadra abbiamo passato delle grandi settimane di allenamento e siamo stati sempre comunque uniti. E questo mi ha portato poi a Mauro, che tra tutti io lo devo portare in alto, perché comunque ho vinto e abbiamo vinto insieme. Quindi sì. Sono partito da uno, ma te l'ho fatta in generale, perché per me sono stati tutti importanti. Un buon motivo per ricordare tutti quanti. Allora, adesso io ti dico sei nomi e tu li metti in fila da quello che ritieni il più forte e poi via via tutti gli altri. Ok. I sei nomi che certo sono Nico Fiore, Magic, Sutil, Prost, Fab e Smokeman. Wow. Allora, Fab, per me in assoluto è stato più veloce. Cioè, penso di sì. Quindi Fab, Nico Fiore subito dietro. Un ragazzo così, 17 anni, 16 anni, 17 anni, con una facilità di guida impressionante. Nulla da dire. Poi ci metto una bella battaglia. Io ci metto Sutil, perché comunque è stato il primo a essere forte, tra quelli considerati forti. E lo devo mettere per forza lui. Poi ci metto Smokeman, perché Smokeman è un ragazzo, tuttora che lo vedo girare, è un ragazzo fenomenale, tuttora è molto molto veloce, e se corresse con noi è il favorito numero uno, per dirti quanto è veloce. Quindi lo metto dietro a Sutil, perché ha fatto pochi campionati e ha vinto un campionato in Master, ma di velocità sono molto simili per me. E poi ci metto Magic e Prost. Magic perché in gara era comunque uno schiacciasassi, e Prost perché lo reputo, prima dei nuovi nomi che sono arrivati, era il miglior qualificatore e guardavo lui come miglior qualificatore. Quindi questa è la mia scala. Perfetto. E dove lo mettiamo J-Sport in questa scala? In fondo perché ti dico, ho vinto due titoli, sì, però io metto vedere la qualità di ognuno di loro, lo devo vedere anche nell'arco temporale. Nico Fiore ci ha messo, credo, 3 anni e ha vinto due titoli. Fab, 1 anno e mezzo, ha vinto un titolo e stava dominando le prime 7 gare dell'anno dopo. Sutil ha vinto 3 titoli nell'arco di 5 anni. 3 titoli. Smokeman in 2 anni ha vinto un titolo, sì. E quindi deve star lì. Poi me la potrei forse giocare con Magic e con Prost, però io per arrivare dove sono arrivato adesso ho fatto una gavetta lunghissima, quindi forse è giusto che io mi reputi dietro a loro, ma perché io ci ho messo di più. È giusto che chi
c'è qualcosa in più naturale, è giusto che debba essere più in alto di me. Io posso arrivarci magari col lavoro, però magari gli altri ci arrivano prima di me, e quindi secondo me è giusto che chi arriva prima di me deve stare davanti a me. Yeah. Allora senti, ti confesso, non lo dovrei dire, ma ti confesso che questa domanda che sto per farti mi è stata ispirata dai nostri capi, quelli che... il nostro... Aspetta che mi posiziono, perché... Il nostro passatempo. I, che mi dicono, cioè, abbiamo avuto l'epoca dei Sutil, l'epoca dei Nico Fiori. Ritieni che sia cominciata l'epoca di J-Sport? Bella. No, ti posso dire con franchezza no, perché non c'è stato un dominio, non è stato un dominio. Non è stato un dominio nel 2022 e non è stato un dominio nel 2023. Sono stati due campionati nella quale ho vinto perché me lo sono sudato, ma ho vinto perché ho saputo dare quel qualcosa in più nel momento giusto. Però è un qualcosa che tutti ci possono arrivare, perché quest'anno io l'ho battuti sulla strategia. Ma magari il prossimo anno la strategia non conterà nulla, se un ragazzo, se Fabio andrà a mezzo secondo più forte, se qualcun altro andrà a mezzo secondo o un secondo più forte. Non conterà più solo la strategia. E io credo che tutti comunque imparano qualcosa. E quindi io so di non essere veloce. Di non essere veloce... proprio come pilota che ti dici sei mezzo secondo più forte della concorrenza. Sono un pilota che si adatta alle situazioni, sono un pilota tra virgolette da endurance, che magari alla lunga io ti sto lì e alla lunga ti posso sfiancare, però è un attimo che se tu vai più forte di me io ti posso stare dietro quanto voglio, ma rimango dietro. E io penso, sono sicuro che il prossimo anno sarà ancora più difficile. E sono anche certo che chi mi batterà sarà super meritato, perché sarà sicuramente stato quello più veloce di tutti. Poi se sarò io, sarò super felice, ma io non ho più quella cosa di dire devo dimostrare a qualcuno qualcosa. Io non devo dimostrare niente. Sono contento di quello che ho dimostrato, sono contento a me stesso di dove sono arrivato. Da qui in poi per me sarà tutto, diciamo, un susseguirsi. Se arriveranno titoli sarò ancora più contento, perché questo non significa che io non punto al titolo il prossimo anno. Io devo puntare al titolo il prossimo anno. Ma non è, diciamo, la questione che sarà o il titolo o niente. Se il titolo arriva significa che il lavoro che ho fatto è ottimo e farò di tutto per far sì che sarà ottimo. Se non arriva significa che qualcuno è stato più bravo di me. Allora diciamo che la risposta è no, salvo ulteriori verifiche, e comunque è da apprezzare e darti merito per la tua schiettezza e per la tua modestia anche. Andiamo ora a parlare un po' di circuiti. Abbiamo accennato all'inizio, 3 pole e 3 vittorie in Master sul circuito di Interlagos. È la tua pista preferita? Ci trovi qualche motivo che ti intriga particolarmente, o ci sono altre piste? È una delle mie piste dove sono andato sempre bene. Il motivo non lo so, può essere questo, può essere, non lo so. E non metto in dubbio di quello, poi ne riparliamo. E non lo metto in dubbio, però, cioè non lo lancio come frecciatina, non lo metto veramente in dubbio sta cosa, perché può essere che il joystick qualcosa dà su quella pista. Fatto sta che però quando c'hai la pista, come per esempio ti faccio specie Marquez per Austin. Sì. Che ti riesce, probabilmente poi dopo entri in una fase in cui ti va tutto. Sarà perché comunque devi essere alto carico di ala,
sarà per il fatto che comunque è corta, per il fatto che c'ha molto grip, per il fatto che magari piove e io sul bagnato mi sento molto forte. Una specie di cose che mi ha portato a essere molto vincente su quella pista. Però ti faccio da contrattare, un'altra pista dove io ho vinto tanto è Austin, c'ho due vittorie e io non amo quella pista, non vado forte. E peraltro sono piste completamente diverse. Sì, poi dopo invece qualcuno mi comincerà a dire Portimao, che però è una gara extra campionato. Francia non ho mai vinto, ho sempre fatto podio, il 100% di podi in Francia, ma non ho mai vinto e sono sempre stato considerato il pilota più forte in Francia, ma non ho mai vinto. Vabbè, diciamo che il top è sempre, rimane comunque... Sì, sì, però per dirti come magari le piste dove vado bene in realtà non hanno una logica dietro, perché poi ti dico, per esempio... Paul Ricard è la pista dove sono sempre andato fortissimo, anche in qualifica ho fatto addirittura le pole, ma non ho mai vinto il Gran Premio, sono sempre arrivato secondo o terzo. È una questione di frequenze, no? Le vostre frequenze si... Sì. La cosa bella di Brasile, è anche un po' romantica, è stata la prima vittoria che ho avuto, è stata sul bagnato. La ricordo perfettamente. E l'ultima vittoria che è stata questa, comunque, è stata... tra virgolette mi veniva da sorridere perché è stata uguale alla gara in cui ho vinto la prima sulla Master, uguale preso sul bagnato me ne sono andato e quindi per quello sono molto contento. Sempre parlando di piste, se e quanto ti è mancato Monte Carlo? Nulla. Nulla. Lo devo dire, perché se questo mi aiutava forse in Brasile, sempre questo non mi aiutava a Monte Carlo, anche se nel 2022 ho strappato un podio insperato. Sì. Però devo essere onesto, per me è stata una bella sorpresa in positivo non vederla. Sapevo che era una pista che mi poteva togliere grossi grattacapi, però devo anche dire un'altra cosa. Mi hanno tolto Francia, mi hanno tolto Portimao che c'è negli altri campionati nella quale io andavo fortissimo, quindi un po' si bilancia. Però se mi dici Monte Carlo, super contento io. Con questo fatto diciamo che avevamo qualche sospetto che fosse così. Va bene. Allora, parliamo un poco della tua settimana. Come prepari le gare? Dacci lineamenti della tua settimana tipo. Allora, premettendo il fatto che ovviamente dipende dal lavoro e da come mi incastro con gli orari, ma la mia settimana non la preparo in maniera così. Magari qualcuno pensa che sono molto meticoloso, perché comunque vedendo anche le strategie pensi comunque, giustamente qualcuno viene portato a pensare che c'è una lunga preparazione dietro. In realtà non è così, perché il gioco si è semplificato molto. Negli altri capitoli, 16, 17, 18, 19 anche, tu facevi il setup, ma lo dovevi fare tu. La macchina la dovevi guidare come ti piaceva a te, le gomme si comportavano in una diversa maniera, la finestra era molto diversa di temperature, quindi dovevi entrare nella finestra e non tutti potevano entrare nella giusta finestra, non era attuale, non era tutto piano. Quindi... considerando che invece il gioco degli ultimi anni era prendi il setup della prova a tempo, lo butti sulla gara, facevi due o tre modifiche e la macchina già andava bene. La difficoltà dove stava in quel caso? Affinare le piccole cose. Quindi praticamente la mia settimana era questa. Prendevo il setup, provavo con i ragazzi, modificavo due o tre parametri e giuro, erano due o tre parametri di numero. Capendo nella pre-season, e per questo è un'altra cosa che io tengo a sottolineare, le pre-season sono fatte proprio per fare test, quindi lì ho sfruttato tutti i tempi, tutte le gare che ho sfruttato era per capire gomme, per capire assetti, per capire le altezze, per capire le sospensioni, le barre e come funzionava il gioco. Capito quello, nel campionato bisognava solamente capire la durata della gomma, il cliff della gomma e cosa fare in determinati punti della gara. Tutto lì.
E poi la concentrazione nei giorni successivi era affinare sempre di più la strategia per arrivare all'obiettivo finale. Mediamente più o meno, ti dico, massimo che facevo era, considerando che io toccavo il gioco, la gara si faceva mercoledì, preparo il setup domenica sera lunedì, quindi da lunedì a mercoledì, un'oretta e mezza, massimo 2 ore al giorno, dal lunedì al mercoledì, e niente, questa è la mia durata, quindi non è tanto, ma è molto dettagliato, cioè in quelle 2 ore dettaglio molto cosa devo fare. Perché hai un piano di lavoro abbastanza preciso, per cui riesci a ottimizzare probabilmente. E il gioco soprattutto semplifica il fatto che non devi modificare troppo la base. Perché se la base veniva modificata del tutto, cambia completamente. Ma se la base, come negli ultimi giochi, fa sì che prova a tempo e gara ufficiale siano molto simili, allora il tempo te lo toglie molto rapidamente, quindi c'hai poco da provare, perché sei già arrivato al limite. La differenza è rimanere in quel limite. Quello però non ti scordo. Ecco, infatti volevo chiederti se nel deliberare poi il setup che userai in gara, ci sono degli aspetti, dei parametri che ritieni più importanti, sui quali, diciamo, lavori con più attenzione piuttosto che altri. Allora, se ti dico per quanto riguarda questo campionato qua, perché se altri campionati c'era un metodo diverso, se ti parlo di questo specifico, e credo che la domanda sia rivolta soprattutto su quest'annata, se io ho lavorato moltissimo sulla gestione gomma, quindi su quando la gomma aveva un determinato tipo di calo, che quest'anno si capiva che le gomme avessero un calo brusco, ma quando avvenivano, come avvenivano, e se c'era possibilità di poter respingere questo calo in una maniera diversa, e giocare sul fatto dell'avere il calo nel momento in cui magari altri potevano averlo prima o dopo. Quindi l'importanza delle mie gare è stato massimizzare il più possibile il rendimento del calo del cliff della gomma. Traduciamolo in parole semplici per chi magari sia vicino. Sostanzialmente, per dirle in maniera molto breve, era avere più gomma nel momento in cui il gioco diceva che la gomma era finita. È chiaro, no, quello che ti volevo dire io, traduciamo questo discorso per chi magari si è avvicinato da poco al titolo di Formula 1, proprio nei parametri che noi abbiamo davanti nel setup, quindi ali, quindi sospensioni, quindi freni, eccetera. Questi comportamenti che tu andavi a cercare, con quali parametri li lavoravi? Più con le ali, più solo. Allora, le ali quest'anno era il parametro che influiva di meno. Quest'anno influiva su questo aspetto qua sospensione e barre. Ed erano le due che influivano maggiormente. Ti faccio un esempio. Drago Lievitato, molto veloce, utilizzava dei parametri di setup molto rigidi, da una scala da 1 a 41 per esempio di sospensione, lui era tendente quasi sempre al massimo, quindi dal 35 al 41. Anche sul posteriore? No, sul posteriore invece lavorava al ribasso, ma sempre tendente al rigido. Lui nella scala, lui praticamente faceva all'incirca, magari ti do un valore, 36 davanti, 15 dietro, ok? Ed era il suo metodo di guidare, era il suo stile di guida. La mia ricerca, il mio stile di guida, il mio modo di lavorare era l'opposto. Su una scala da 1 a 41 sull'anteriore puntavo sempre addirittura tra il 10, 15, 20, massimo che sono arrivato è stato 30. E sul posteriore il valore andava sempre dall'1 al 5
e tranne una volta ho usato il 7, per dirti come comunque lo stile di guida influisce su certe dinamiche e su certi metodi di setup. Io cercavo completamente l'opposto e ho sempre cercato l'opposto. Yeah. E quindi, per farti capire come io andavo a lavorare, di cercare la stessa prestazione, ma trovare un modo per avere una finestra di potermi giocare con le strategie. Yeah. Alla fine mi ha aiutato. E non è detto che il mio setup era corretto, ma per il mio stile di guida era la cosa migliore che potevo fare. E infatti, fondamentalmente il principio è sempre quello: non c'è un setup che è buono per tutti, come l'aspirina, no? Ognuno poi, a seconda di come guida, avrà un suo setup ideale. Mi ero segnato ora qualche domanda, ma che su argomenti che abbiamo già affrontato, che riguardano la stagione appena trascorsa, quindi passerei avanti, sempre parlando della stagione, a quello di cui non abbiamo parlato, e cioè: qual è stato il momento chiave, la gara spartiacque, quella che ha svoltato nell'arco del campionato? Ungheria. Ungheria quando ho vinto. Perché inizio di stagione mi mancava sempre il centesimo per completare l'euro. Secondo, terzo, sempre lì, ma mai con la zampata che mi serviva. Ed era quello il mio cruccio, dico, come posso battagliare con Fabio, come posso battagliare con Drago, come posso battagliare con Sciumi e con Simone se non vinco? Quando si è arrivati all'anno nuovo e si è cominciati con l'Ungheria e ho vinto Ungheria, da lì è cambiato tutto. Da lì ho cominciato a credere che ancora potevo fare qualcosa. E da lì è stata una cavalcata trionfale, onestamente. Quindi Ungheria, pietra miliare della stagione, il turning point per me. E infatti è quello di cui abbiamo discusso, perché da Ungheria è cominciata quella cavalcata fatta da 17,5 punti per gara, che è veramente inarrivabile per certi versi. E a conforto di quanto mi sta dicendo, ti ricordo che fino all'Austria, che era la gara immediatamente precedente l'Ungheria, tu avevi 88 punti ed eri credo quarto, perché c'era Fabio con 128, Drago con 103, Luigi Di Legge con 90, quindi ti aggiravi sul quarto posto. Lì proprio è iniziata la cavalcata vincente. E quando hai avuto la sensazione che stavi andando a vincere la Master League? Brasile, agli ultimi giri di Brasile. Gli ultimi giri di Brasile ho capito che mi mancava poco. Ho avuto timore in Qatar, perché se in Qatar avessi fatto completamente il colpaccio, ti avrei detto Qatar. Ma col fatto che Luigi mi ha fregato, sono arrivato in Brasile che sapevo che lì dovevo far io la gara, dovevo in qualche modo darmi la chance di poter conquistare il GP e il campionato. E quando ho visto che sul bagnato a metà gara me ne sono andato via, e alla ripartenza dopo 11 secondi che avevo perso sono riandato via, e vedevo che tutti dietro i miei rivali erano in difficoltà, lì ho capito che per Abu Dhabi la potevo perdere solo io. Bene. Allora, quest'ultimo campionato, ne parlavamo prima, ti ha dato la serenità, la consapevolezza dei tuoi mezzi, la serenità di anche rischiare qualcosa senza porti troppi problemi, di seguire il tuo istinto o comunque la tua lettura di gara, e la tranquillità di chi è già bicampione. Quali obiettivi ti poni per la prossima stagione ed eventualmente per le successive? Cioè, qual è lo stimolo che ti spingerà ad andare avanti, ad andare oltre?
Allora, in primis provare a vincere un'altra volta. Nel senso, io ho già vinto e l'avevo già detto l'anno scorso. L'anno scorso ho detto, io sono contento di aver vinto. Se qualcuno mi batte, mi ha battuto a me. Però se io vinco, diciamo che mi darebbe molto gusto. E per la prossima stagione, se io quest'anno sono partito con l'idea che volevo difendere il mio titolo e volevo provare a difendere il mio titolo, deve essere uguale il prossimo anno, senza se, senza ma. Assolutamente. E la seconda cosa è quello che mi spinge ad andare avanti, è il divertimento. Cioè io arrivo e arrivo il mercoledì o il giovedì, perché prima si faceva giovedì, adesso mercoledì, che mi dà gusto che arrivo lì perché devo fare la gara. Mi dà gusto arrivare tipo all'ultima gara ad Abu Dhabi con la possibilità di giocarmi qualcosa. Mi dà gusto quello. Mi dà gusto farlo. Mi dà gusto perché è la cosa che mi piace sostanzialmente. È quello. Mi darà gusto un giorno farlo col volante. Mi darà gusto. Ma anche se c'ho il joystick, comunque mi ha sempre dato gusto. Ho visto, mi ha dato gusto vedere come sono cresciuto. E quindi perché devo fermare qualcosa che mi piace? O fermarmi per forza? Per me non ha senso fermarmi così. Perché ho vinto, allora basta, non voglio più giocare a play, ho vinto. Io gioco perché mi diverte giocare, mi diverte giocare con i ragazzi, mi diverte dare consigli. Sono arrivato a un certo punto comunque della mia, tra virgolette, carriera. Fa ridere perché sembra un lavoro, ma non è un lavoro, è un divertimento. Però sono arrivato a un certo punto che a me piace aiutare gli altri. Mi piace fargli analizzare su cosa devono fare, sulle strategie, perché magari questo va bene, perché quello va male, cosa devono migliorare. Fagli cercare di provare a entrare nell'ottica del Gran Premio. Poi ognuno sceglie la propria strada, c'è chi mi ascolta, c'è chi non mi ascolta, c'è chi magari pensa che sono noioso, c'è chi magari ovviamente va per la sua strada, come giusto che sia. Mi piace molto aiutare e mi piace divertirmi con i ragazzi. E quindi questo, mi porta ad andare avanti così. Gente come Luca Flaminio, gente come Alesi, gente come Luigi, gente come Sdem. E girano perché piace girare, girano perché vogliono migliorare, girano perché vogliono arrivare a un livello alto, e questo mi spinge a girare con loro, perché anch'io comunque voglio arrivare alto. Adesso è finito il campionato, sto giocando assetto corsa, ci sono i ragazzi di assetto corsa che vanno fortissimi, io gioco col pad e voglio arrivare a un livello alto col pad su assetto corsa. So che non potrò mai arrivare a livello alto, ma so anche che così facendo posso migliorare me stesso a diventare ancora più veloce anche su un altro tipo di gioco. Mi piace giocare. Questo. Ho una vita. Cioè, tengo a ribadire che ho anche una bella vita al di fuori del gioco. Non sto H24 a giocare. Precisiamolo. C'ho amici fuori, mi diverto. E tutto. C'è il lavoro, c'è tante cose. Però un'oretta e mezzo comunque davanti alla console mi svaga. Ed è quello che mi diverte. Ho iniziato 5 anni, quindi. E questo è sicuramente molto bello. Senti, hai parlato del tuo così piacere nel provare ad aiutare gli altri, nel vederli crescere, eccetera. Allora, voglio chiedere, alla luce della Master di quest'anno, ma anche e soprattutto nelle altre categorie che qualcuno potrebbe definire minori, ma che spesso minori non sono, se c'è qualche pilota che ti ha colpito in modo particolare, qualcuno che pensi che possa fare un exploit e arrivare ai vertici della Master League. Allora sì, ci sono dei piloti. Allora ti cito, allora premetto che la 50 non l'ho vista, perché io mi concentro molto sulla 100, quindi per me la 50 prima la commentavo. Adesso però comunque mi concentravo molto sulla 100, quindi ho avuto poco occasione di vederla. Io ti dico, per la Pro, chi ho visto bene è Sergente, come pilota che deve fare uno step a livello di gara, perché la qualità ce l'ha, però la deve mettere sul campo più spesso.
ed è quello che ho visto di più, e mi piace molto l'attitudine di Kaisermat, che ha un'attitudine molto alla mia maniera, al mio stile, e infatti ha vinto il campionato, perché è quella l'attitudine che secondo me deve essere premiata, come lavori durante la settimana per poterti giocare qualcosa. E se ti dico invece del campionato Master, a parte che i soliti nomi e i primi 5 sono quelli che ovviamente devi puntarci l'occhio, perché Shumi è molto molto veloce, però quest'anno ha sbagliato nei momenti decisivi. Simone ha una potenzialità, parlo di Slam, ha una potenzialità clamorosa che però non riesce a buttarla fuori, perché quando lo fa e l'ha fatto sporadicamente ha vinto, quindi significa che ce l'ha. Problema che non la tira mai spesso. Se migliora quella fase lì è uno fortissimo. Drago lievitato, a mio modo di vedere, sarebbe stato quello che doveva giocarsi il titolo anche quest'anno, perché è un pilota clamoroso, soprattutto quando azzecca perfettamente il setup anche per la gara. In qualifica è un mostro, ma in gara, io mi ricordo ad esempio alcune gare, lui era primo ed è rimasto primo. Spagna, Austria, se n'è andato e ha vinto la gara. Quindi, e ti cito tra tutti questi, ti cito due piloti. Uno è Cesco, che quest'anno ha sbagliato le qualifiche che non mi aspettavo, ma ha imparato molto bene la lettura della gara. E l'altro è Luca Bigno, che anche lui, che lui io lo sto vedendo già da quando era in sport, che secondo me a livello di velocità pura è uno dei top 3, se non top 4, di velocità pura, che però deve aggiustare la mira in gara. Quindi ti dico, questi sono quelli che secondo me hanno un bello step molto in alto. E ovviamente poi dopo c'è Fabio, c'è gli altri che sono già su. Ma quelli che da sotto possono arrivare ce ne sono. E occhio a Vampir, perché ho capito che il prossimo anno potrebbe fare il salto, e già è a un buonissimo livello. Dovrà imparare a correre nella 100, ma vedendo come sta arrivando su, può imparare molto in fretta. Siamo all'ultima domanda, ed è un po' con l'interrogativo che si pone un'intera community: a quando il passaggio al volante? Una domanda che diciamo è più attesa di quella di Hamilton in Ferrari il prossimo anno, diventa tra un po'. No, allora, in realtà non è uno scherzo, nel senso che io davvero passerò al volante. Il problema è che, non so se stai vedendo, io vivo in una mansarda e sono in uno spazio molto stretto e sono tutto condensato. Non puoi vedere, ma la mia sinistra c'ho la cucina, alla mia destra c'ho le credenze, e io sto in un angolo stretto dove c'ho la parte dritta dove tu mi vedi il computer, sopra di me io c'ho il televisore. Quindi praticamente io c'ho una linea retta, non ho spazio, e sto aspettando il momento in cui cambiare casa. E lo so già che appena lo farò, il primo acquisto è sicuramente una postazione col volante. È il primo acquisto che farò appena avrò l'opportunità di farlo. Per il momento purtroppo ci sono stati continui rinvii, e paradossalmente questi rinvii mi hanno portato a due titoli, perché io lo dovevo fare all'inizio del 2022 e il destino, qualcosa, ha voluto che ho vinto due titoli col pad. E quindi avrò sempre la nomea di quello che ha vinto col pad, perché tanto sarà così. Però sono anche contento di essere forse stato l'unico in... no, forse sono stato l'unico in Master League a aver vinto col pad.
Allora la comunità di Fit può stare tranquilla, prima o poi J-Sport sicuro entrerà sicuro. Nella categoria di quelli con il volante. Però devo dire un'altra cosa, Max, se quando lascerò il pad io vorrei che il mio pad venga messo in una teca esposta da qualche parte, pad, quel il leggendario pad. L'uricampione della Master League. Va bene, siamo arrivati alla conclusione di questa bella e lunga chiacchierata. Rinnovo le congratulazioni a Jacopo, perché veramente se l'è meritata. Come dico, l'anno scorso è stata un po' così, una improvvisata, ma quest'anno veramente la sua prestazione, la sua completezza di essere pilota a 360 gradi ha avuto meritatamente la meglio. Lo ringrazio per essere stato con noi questa sera. Lo invito poi a leggere il Fit Magazine, dove ci saranno anche le pagelle, le tanto temute e odiate pagelle dei top e dei flop. E niente, ringrazio il nostro regista che ci ha consentito di mandare in onda questa chiacchierata. Ciao Luca Flaminio. Grazie a voi, grazie. E ciao a tutti gli amici di Fit. Ci ritroviamo alle prossime occasioni. Ciao.